Franco Ferrara era una di quelle persone che quando entra in azione è come se creassero intorno a sé un campo magnetico, un campo magico. Era un mago dell'orchestra. Ah, finalmente un vero 3P, pianissimo, pianissimo. Musica allo stato proprio, direi, quasi animalesco, viscerale. Senz'altro è un genio, un essere totalmente in atto, come uomo e come artista, nell'equilibrio più assoluto fra le due componenti. Lui tratta la melodia veramente come un cantante, è incredibile. Come lui non ce ne sono più. Irripetibile. La moralità dell'arte. Un artista celato nella perfezione degli altri artisti. E questa è una prestazione completamente italiana, non poteva essere non italiana. Che bello. L'umanità di Ferrara. Umano, tra virgolette. Candido e misterioso. Un arcangelo, inviatoci da Dio. Un leone della musica classica. Imperiale. La cosa veramente che mi addolora è che l'Italia ha perso precocemente un gigante della direzione d'orchestra, non un grande musicista, molto di più, qualcosa di irripetibile. Wow, un vero pianissimo, fantastico. Scuola Toscanini qui, tam, tam, tam. Con un ritardando. Il 3 aprile, al Teatro Adriano, mentre dirige il largo della Sinfonia dal Nuovo Mondo di Dvorak con l'Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia, Ferrara cade dal podio per la prima volta. Inizia subito una cura ricostituente, non viene chiamato in guerra e passa un'estate di tutto riposo nella sua casa vicino ad Assisi. A ottobre torna a dirigere. Il 20 è sul podio della Filarmonica di Berlino. Ha 29 anni e alle spalle una carriera fulminante di soli 2 anni. L'esito trionfale della serata lo consacra nell'Olimpo dei direttori d'orchestra. Il 29 marzo del 42 Ferrara torna a Firenze. A metà dell'ultimo tempo della prima sinfonia di Martucci sviene un'altra volta. Nel maggio del 43 Ferrara è a Roma. Durante le prime battute del Bolero di Ravel cade una terza volta. Il concerto è annullato. Credo che il mondo della musica italiano ebbe 2 tragedie. Una, la morte di Guido Cantelli, e l'altra, la malattia di Franco Ferrara. Nel 48, mentre prova la giara di Alfredo Casella alla Rai di Roma, fa appena in tempo a fermare l'orchestra e dire: signori, non arrivederci, addio, per me è finita, niente più concerti. Avrebbe potuto essere il più grande direttore d'orchestra di tutti i tempi. Franco Ferrara era il più grande direttore che sia mai esistito. Il suo
modo di fare la musica, il modo di fare la musica, il modo di fraseggiare, i tempi che lui staccava, erano qualche cosa che di fronte a quello tu dicevi, sì, non può che essere così, era totalizzante. Davanti a Franco Ferrara eravamo tutti davanti all'assoluto, cioè non c'era la possibilità in noi di dire beh, io questo lo farei differentemente. Era la verità. La sua presenza che modificava l'orchestra. Col suo accento siciliano diceva tromboni! I tromboni improvvisamente dai tromboni dell'orchestra di Sofia diventavano i tromboni della Boston Symphony o dell'orchestra di Berlino. Purtroppo nessun medico, credo, riuscì mai a diagnosticare questo fatto e a trovare un rimedio. E così Franco Ferrara a un certo momento restò quasi senza lavoro. Quello che era stato forse uno dei più grandi geni della direzione orchestrale che l'Italia abbia avuto. Allora si pensò di affidare a Franco Ferrara la direzione delle musiche da film. E io devo dire che pensavo, Dio mio, lui cade quando dirige in concerto, cosa succederà se deve dirigere la musica da film? Che è molto complicato dirigere la musica da film, perché non basta eseguire il brano con l'orchestra, bisogna guardare un'immagine che scorre sullo schermo, guardare l'orologio per rispettare i sincroni. E invece Ferrara non cade mai durante una ripresa di una musica per il cinema. Lui apriva questa partitura, leggeva una volta con l'orchestra, naturalmente senza averla mai vista, la chiudeva e dirigeva poi a memoria la registrazione. E questa sua capacità era molto apprezzata al cinema, perché non guardava la partitura, guardava il film. Lui diceva, di fronte a questa impossibilità di farlo, dice, poco male, faccio vivere la musica attraverso gli altri. Ma chi altri si è mai sentito reagire così? Io cerco di inculcare l'interpretazione. Penso che ognuno poi ha il suo sistema. Perciò non è da dire a tutti, dovete far così, il braccio più alto, più basso, più largo il braccio, no. Ognuno deve trovare il suo modo di esprimersi. E poi la musica, ognuno la sente come vuole. Se parlare soltanto, guarda, di punteggiatura, la frase finisce qui, poi la virgola, poi fai un crescendo qui, un diminuendo qui, fai il farmacista, metto un po' di bicarbonato qua. No, io non me la sentivo di fare così, tutta col fuoco al momento, così, improvvisandosi quasi. Non potremmo definire Franco Ferrara come un insegnante di direzione d'orchestra. La funzione che Ferrara ha avuto rispetto all'allievo direttore è quella ascrivibile al termine educatore, nella sua accezione di ex ducere. Era più tirar fuori dall'allievo quella immedesimazione nello stile, nel contenuto espressivo, per esempio nel fraseggio, come condurre una frase. Io vorrei ora chiamare qui sul palco i due premiati, naturalmente, Gianandrea Gavazzeni e Franco Ferrara. Subito prima di morire prese il premio Una vita per la musica, che gli fu consegnato alla Fenice di Venezia, ed era lo stesso anno in cui io avevo seguito il suo corso a Siena, e lui veniva premiato insieme a Gianandrea Gavazzeni. Arrivarono tutti e due sul podio. Naturalmente Gavazzeni era un uomo di un fascino immenso, conversava, per cui si mise a raccontare delle cose, veramente teneva il palcoscenico in modo luminoso. Ferrara, poverino, non poteva dirigere e faceva un po' tenerezza, e molti dicevano, ma chi è Franco Ferrara? Gavazzeni lo conoscevano tutti, Ferrara lo conoscevano solo i musicisti. E mi ricordo, gli diedero il premio, non dimenticherò mai, lui lo teneva e mentre Gavazzeni parlava brillantemente, lui carezzava questo premio come fosse un gattino. Cioè,
C'è molto del tratto umano di quest'uomo, cioè, probabilmente c'è la delicatezza con la quale esorcizzava la propria tragedia, di un uomo impossibilitato a esprimere in maniera diretta quello che aveva dentro. Come dire, sì, la vita è un assurdo incanto e noi ne siamo testimoni per una frazione di secondo. In questo teatro, quando un me stesso che ho calato nel sepolcro da tempo, un me stesso compositore, ancora praticava questa disciplina, Goffredo Petrassi, primo sovrintendente dell'allora appena costituito ente della Fenice, affidava a Franco Ferrara la prima esecuzione di un mio lavoro per tenore e orchestra, anche questo che aveva una radice nativa, Notturni di bevitori bergamaschi. E dicevo durante le prove a Franco: tu fai suonare una partitura che io non avevo scritta, senza cambiare una nota, senza la minima variante. Ed è quindi questo l'onore che mi è stato fatto nell'avvicinarmi in questo premio a Franco Ferrara, che ho sempre considerato uno dei musicisti più eccezionali, uno degli interpreti più personali e singolari del Novecento musicale universale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie maestro Gavazzeni, grazie maestro Ferrara. L'accento siciliano diceva: Giomboni!